Benvenuti alla seconda puntata di questa trasmissione di Radio Popolare, Popolare Network. Come abbiamo già detto, è un progetto multimediale, è anche un esperimento, perché si può ascoltare per radio, come state facendo molti di voi adesso, si può vedere dal vivo come stanno facendo alcuni coraggiosi ascoltatori che sono venuti fin qui all'Auditorium Demetrio Stratos di Milano, si può vedere anche per video streaming andando sul blog qualcosadisinistra.radiopopolare.it. Buonasera innanzitutto a Eleonora Brianzoli, che mi accompagna in questo progetto e che qui in Auditorium si occupa dei social network. Sì, perché è fondamentale la partecipazione di voi ascoltatori, lo diciamo ancora una volta, potete venire qui in Auditorium a vedere la trasmissione dal vivo e a fare le vostre domande dal vivo ai nostri ospiti, ma potete interagire tramite i social network, quindi sul blog che ha appena ricordato Danilo, qualcosadisinistra.radiopopolare.it, dove vedete la diretta video, oppure su Twitter con l'hashtag cancelletto qualcosa di sinistra, o ancora i tradizionali sms al 331 6214013 e la mail diretta@popolarenetwork.it. Nella politica italiana, l'avete appena sentito dal giornale radio, la realtà ha superato la fantasia. È successo che l'impresentabile, così come viene ormai definito Nicola Cosentino, che ha sottratto, poi insomma sarà il classico giallo all'italiana, le firme per la presentazione delle liste elettorali del PDL quando ha saputo della sua esclusione, anche se adesso abbiamo appena sentito che pare essere sceso a più miti consigli. È una cosa pubblica, la politica, che è diventata cosa privata, quella di Cosentino. In quel caso si potrebbe dire che è diventata anche cosa nostra, ma questa è una battuta fin troppo facile. Questa sera vorremmo parlare di un'altra politica e lo facciamo partendo da Milano come luogo simbolo, l'Ohio d'Italia secondo alcuni. A proposito, oggi ha giurato, anzi per essere più precisi ha fatto il discorso di investimento Barack Obama, e Obama ha sostenuto che la partecipazione dei cittadini non si ferma nel momento del voto, cosa che sicuramente concetto su cui torneremo. In Italia perché non c'è l'entusiasmo che sospinse per esempio Pisapia alla vittoria? In questi due anni si sono svelati i meccanismi di comando con le decisioni che venivano, si è capito che venivano prese sempre più lontano da noi, sempre all'estero, diciamo così. E sono aumentate lamentele e disillusione, però insomma, quanto dipende ancora da noi la possibilità di cambiamento? Questi sono i temi che affronteremo. Diamo subito il benvenuto a Marina Calloni, filosofa politica all'Università Bicocca, grazie di essere qui, e grazie naturalmente anche a Massimiliano Panarari, politologo, non si offende se la chiamo così? Tutt'altro. All'Università di Modena e Reggio Emilia. Li abbiamo invitati perché studiano da tempo questi fenomeni, hanno scritto un sacco di libri su questi temi, filosofia politica contemporanea, scritto insieme a Lorella Cedroni, se non sbaglio, o Marina Calloni, l'egemonia sottoculturale nel caso di Massimiliano Panarari. Calloni, cos'è cambiato dal 2011 ad oggi? Perché siamo così apatici? Naturalmente le risposte possono essere molteplici, ci sono quelle più semplicistiche che hanno a che fare con il rafforzarsi della crisi, come lei aveva già detto, anche con l'allontanamento dall'elite al governo, dalle politiche finanziarie, dal fatto che le persone sono sempre più indaffarate a pensare come sbarcare il lunario. Penso ci sia invece un mutamento più profondo che ha a che fare in qualche maniera con la contrazione degli orizzonti di senso, nel senso che viene a cambiare una filosofia della storia, ovvero non ci sono più orizzonti che permettono di pensare ad un progresso illimitato. Il fatto che si può star meglio quando si esce da una guerra o dalla Shoah, non si può che andare verso una situazione migliore, e soprattutto non c'è il presupposto di condizioni di vita migliori rispetto a quelle che abbiamo visto. Quindi in qualche maniera c'è una contrazione rispetto alla possibilità di avere aspirazioni, di sviluppare i propri piani di vita, e quindi i giovani soprattutto si trovano una contrazione nel vivere nel presente, quindi impedisce loro, nonostante la giovane età, quindi una lunghezza di vita, di pensarsi nella proiezione
elezione, soprattutto poter mettere a pieno frutto i loro desideri e aspettative. Questo ha un influsso naturalmente sulla politica sia partecipata che rappresentativa. Su questo ci torneremo. Domanda flash anche a Panarari: si fa un gran parlare di partecipazione, di social network, ma io ricordo che la settimana scorsa abbiamo parlato soltanto del performance di Santoro e Berlusconi in televisione, quindi la regina è ancora la TV. Buonasera ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici Radio Popolare. Sì, in questo paese la televisione è un moloch per alcuni, è uno strumento indispensabile, comunque in realtà dal quale non si può prescindere. Proprio per questo, diciamo, la litania e il mantra secondo cui la televisione scompariva dai nostri orizzonti, soprattutto non costruiva più consenso, non orientava più le masse, si sarebbe detto da queste parti un tempo, in realtà era sbagliata. I social network naturalmente sono importanti, il mondo di internet è significativo, ma la maggior parte dei nostri concittadini e delle nostre concittadine trova nella televisione e nei suoi programmi la principale fonte di approvvigionamento di notizie e informazioni. È per questo che, magari in maniera un po' isterica e molto all'italiana, abbiamo tanto discusso di servizio pubblico la settimana passata, anche perché, mi allaccio velocissimamente alle considerazioni che faceva prima, sempre molto interessanti, Marina Calloni, questa assenza di un tempo futuro della speranza, ma in realtà anche questa assenza di passato, ha molto a che fare con la televisione. La televisione è il medium che schiaccia sul tempo presente ogni cosa. In quella scatoletta catodica il passato e il futuro vengono sostanzialmente annullati e ricongiunti al presente, e questa è una delle ragioni per la quale la televisione e la partecipazione sono due elementi piuttosto lontani. Lo dico per chi ci sta guardando, siamo abbastanza, ci assomigliamo un po', ha notato Panarari, ma lui c'ha la cravatta, io no, questa è la differenza sostanziale. Credo sia una questione di parrucchiere. Esatto, una questione di parrucchiere. Saranno venuti molti di voi qui in auditorium Radio Popolare e a casa per vedere anche l'intervista a Pisapia. Allora, è già sul blog di Radio Popolare, lo potete vedere per intero. Noi ne abbiamo in qualche modo estrapolato una piccola parte che serve per discutere. Giuliano Pisapia è importante perché ha rotto l'incantesimo nel 2011, tornando a coinvolgere le persone, ha battuto il forzaleghismo che sembrava imbattibile, e da allora, fateci caso, il centrodestra ha sempre perso. Adesso però attenzione, perché non è detto, le esperienze non sono sempre replicabili e non ci sono neanche dei modelli facilmente esportabili. Ecco, questi sono i temi che abbiamo affrontato con Giuliano Pisapia. Quello che forse oggi manca è l'entusiasmo di cambiamento e soprattutto la volontà di essere protagonisti del cambiamento da parte di tante persone che erano disillusi dalla politica, dall'impegno, che avevano avuto tante frustrazioni. Uno dei segnali forti sono state la nascita dappertutto, spontanea, di comitati per Pisapia Sindaco, che poi si sono trasformati in comitati per Milano, che riunivano persone, donne, uomini, ragazze, ragazzi, anziani, che avevano un unico obiettivo. Ecco, dobbiamo ripartire da lì. Va bene la televisione, va bene la partecipazione nelle trasmissioni o i grandi eventi, ma è fondamentale far ripartire in ogni luogo, in ogni quartiere, in ogni zona, in ogni comune, un comitato per Ambrosoli, presidente della regione, in un ambito di possibilità di cambiamento di tutto il paese. Proprio per questo direi necessario far comprendere che questa è l'occasione buona per cambiare non solo la Lombardia, ma cambiare il paese. Io credo ancora molto nella differenza profonda tra destra e sinistra. La sinistra guarda l'eguaglianza, ma riesce a unire l'eguaglianza alla solidarietà e soprattutto allo sviluppo. Tiene conto del tema grossissimo del lavoro, non abbandona gli anziani. La destra pensa più alla finanza, pensa più al potere, pensa più al potere come sostantivo e non al potere come verbo, cioè potere, avere la possibilità di cambiamento. Allora io direi che si può sintetizzare in poche cose. L'agenda Monti o il governo Monti, non parliamo del governo Berlusconi, che tutti sappiamo cosa ha combinato e che guasti ha dato al nostro paese.
Monti ha voluto rappresentare colui che era in grado di dare credibilità al Paese, di sobrietà, di sviluppo ed equità. Mi credo che sia chiaro che sviluppo ed equità non c'è stata in quell'anno di governo Monti. Allora noi possiamo invece dare la speranza e la possibilità concreta che in una situazione di sobrietà e di credibilità italiana ed estera del nostro Paese, noi possiamo anche come centro-sinistra ampio, allargato, dare sviluppo e soprattutto equità. Alcune scelte sono state difficili, abbiamo dovuto cercare di unire tutte quelle che io chiamo le forze sociali vive, che vanno dal volontariato anche alle fondazioni, ad esempio, che hanno disponibilità di soldi, e cercare di unirle con progetti comuni, cercando di trovare i soldi là dove c'erano e cercando di supplire ai soldi che mancavano al comune. Di una cosa di sinistra! Beh, noi l'abbiamo fatto qualcosa di sinistra. Penso all'Unione, al registro dell'Unione Civile, penso a quello che si sta discutendo in questi giorni in Consiglio Comunale di dare la cittadinanza onoraria agli italiani che però sono italiani di fatto, ma non sono gli italiani dal punto di vista della cittadinanza. Abbiamo dato risposta ai quesiti referendari che avevano avuto grande consenso, Aria C ed altre scelte. Abbiamo dato quel segnale, secondo me, di partecipazione nella città con tutte le difficoltà. Chiaramente rispetto alle aspettative anch'io mi sento un po' carente, ma quando si creano sogni è difficile poi dare risposta ai sogni quando si trova una situazione differente da quella che si era preventivata. E le video interviste sono state realizzate con la collaborazione, avete letto, anche della Scuola di Cinema e TV di Milano, che naturalmente ringraziamo. L'intervista integrale è sul blog qualcosadisinistra.radiopopolare.it. Per intervenire potete scrivere adesso 331-6214013 gli sms, oppure usare Twitter usando cancelletto qualcosa di sinistra. Una domanda a Massimiliano Panarari. Abbiamo sentito Pisapia all'inizio di questa sintesi invocare o evocare, non so quale dei due, l'entusiasmo. Dice: non c'è l'entusiasmo dell'elezione a Milano adesso che si sta votando, che c'è una partita molto importante che si gioca. Non chiede un programma, una leadership, dice che non c'è l'entusiasmo. È così importante? Sicuramente è importante perché viviamo, e Marina Calloni ce lo spiegherà benissimo, in tempi molto postmoderni, nei quali alcune delle categorie politiche più tradizionali rischiano di, come dire, di non essere perfettamente congruenti. E quindi l'entusiasmo, che è un sentimento prepolitico, nel senso che precede di molto la politica, a che fare con la nostra esistenza, con la nostra vita quotidiana, una vita migliore si vive naturalmente all'insegna dell'entusiasmo, viene trasferita immediatamente alla politica. Che un sindaco invochi l'entusiasmo è molto importante, naturalmente, fondamentale, anche perché è stato eletto sull'onda di una grande mobilitazione collettiva. Naturalmente credo che sia altrettanto importante, se non più importante, che declini anche dei programmi, faccia soprattutto delle politiche o delle policies, come dicono gli anglosassoni. In questo caso chiedeva soprattutto per i concorrenti attuali, diciamo così, cioè Regione Lombardia e elezioni nazionali, naturalmente. Naturalmente, ma mi sembra di aver capito che anche fa riferimento al grande bacino di mobilitazione che aveva sospinto e sorretto la sua elezione, che al netto dell'entusiasmo è un caso classico in realtà di schema novecentesco, nel senso che quello che si verifica in questa città, che è stata e che è ancora così importante per il nostro paese, è un tipico caso di alleanza, di coalizione democratica tra la borghesia illuminata, come si sarebbe detto un tempo. Mi trovo in questo posto così, diciamo, onusto di gloria sinistra, e quindi userò con piacere categorie appunto novecentesche, un caso di coalizione tra la borghesia illuminata e il movimento operaio, o meglio quello che ne è l'erede, quelle che un tempo sarebbero state le classi subordinate. Naturalmente questo schema, che è uno schema fondamentale, che è lo schema all'insegna del quale i progressisti hanno sempre vinto, da che mondo moderno a che mondo postmoderno, che è quello attuale. Detto così è molto semplice, il problema è che se funziona dal punto di vista della formula politica deve essere appunto riempito di contenuti. Per cui l'entusiasmo naturalmente è una dimensione importante, insieme anche, diciamolo così, ad un certo vitalismo, ma insieme a questo ci devono essere delle politiche, e qui sta, credo, il vero problema e le grandi difficoltà naturalmente che Pisapia in questa fase di transizione si trova di fronte.
Allora, Marina Calloni, abbiamo sentito nell'intervista Pisapia, insomma, parole dure nei confronti di Mario Monti, cioè il governo tecnico. Governo tecnico che rivendicava di non cercare il consenso e che invece da giorni in tutte le televisioni a cercarlo questo consenso. Mi verrebbe da fare la battuta. È un'evoluzione positiva? Ma è difficile dire cosa sia negativo e cosa sia positivo. Io ritengo che certamente l'esperienza del governo Monti rappresenta nell'ambito della politica italiana una sorta di novità, perché era quello di portare le competenze al governo rispetto al governo populista e un po' menzognero che l'aveva preceduta. Però Monti non fa altro che in qualche maniera ripetere a livello nazionale quello che era stato il suo ruolo nella Commissione europea. Non dobbiamo dimenticarci, per ben 10 anni consecutivi Monti è stato primo commissario europeo per mercato interno sotto Santer e poi per altri 5 anni con Prodi come commissario europeo per la concorrenza, che è quel famoso caso Microsoft, no? Cioè, lei dice non era un tecnico, quello lui faceva politica. Quello che io dico è che era un politico con esperienze tecniche, era un politico che sapeva fare aveva delle esperienze chiarissime e come tale veniva portato anche a confrontarsi, soprattutto con la concorrenza, con giganti multinazionali come Microsoft. E soprattutto queste politiche hanno poi determinato la vita di milioni di persone, perché nell'Europa più 27 siamo 500 milioni di persone, e naturalmente poi il campo internazionale con Microsoft e l'Europa. Quindi io quello che penso sia importante è che, nonostante Monti, seppur nella veste di senatore a vita, ha in qualche maniera quindi reinterpretato questo ruolo nella situazione secondo l'incarico datogli dal precedente. Rispetto invece alla domanda che mi faceva, cioè rispetto al fatto del consenso, non può fare altro, perché la democrazia, quando si va in tempi di elezioni, è una questione di consenso, di modalità di propaganda, ma è soprattutto una questione di voti, di numeri e di chi conta, perché poi il problema è quando si va a votare chi vota, e il problema è che noi poi chi governerà deve tener conto appunto a chi i voti non li può dare, chi non ha voce, immigrati, forzati, richiedenti asilo e così via. Quindi anche gli studenti dell'Erasmus in questo momento. Come? Anche gli studenti dell'Erasmus, pare. Sì, 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 certo, lì è il problema appunto di chi vota, il problema di chi vota all'estero. Quindi io penso che la campagna di Monti si fondi su un'ambivalenza costitutiva. Quindi da una parte cerca di ottenere il consenso, quindi i voti di una parte di conservatori, visto anche i due alleati, cattolici e laici come Fini e Casini, e quindi vogliono avere a che fare un elettorato totalmente conservatore, ma che rimprovera Monti di aver dato di avere richiesto troppe tasse. Dall'altra parte invece Monti, con delle parole chiave che sono quelle competenza, verità, trasparenza e merito, cerca in qualche maniera di trovare una nuova alleanza con i giovani, che potrebbero con le sue riforme, sarebbe la seconda parte, quello dello sviluppo, trovare appunto possibilità di lavoro, di competenze, meritocrazia. Quindi noi abbiamo in qualche maniera una tensione che bisognerà capire come lui cerca di ricollegare, soprattutto utilizzando due metodi, quelli delle partecipazioni a trasmissioni televisive e invece quello dei social media. Infatti, se vi ricordate la foto di lui con la giovane ragazza che gli diceva come fare Twitter, che poi partivano i messaggini, e in qualche maniera dicendo mi metto alla prova. Ecco, questo rappresenta un po' una novità, perché Milano, questo era emerso anche nella ricerca che abbiamo fatto all'inizio degli anni 90, prima di Tangentopoli, quindi era stato un libro, un grandissimo fiasco editoriale, perché è uscito un mese dopo 3 anni di ricerca, è uscito un mese dopo Tangentopoli, quindi è un libro storico. Però era interessante quello che emergeva, che in effetti Milano è la città più a sud del nord Europa e più a nord del sud Europa, quindi come tale si trovano dei laboratori sia di patologia ma di nuovi esperimenti, e qui io vedo appunto sia dalla esperienza di Craxi, Lega e Berlusconi, e poi naturalmente abbiamo anche Monti, che è un lombardo, ma naturalmente Pisapia, e spero anche poi ciò che succede, che consegue, quindi Non si possono fare dichiarazioni di voto? No, dicevo Pisapia e poi anche naturalmente Ambrosoli e così via, cioè nel senso vediamo come va l'esperimento della partecipazione e dell'entusiasmo.
Sì, a noi stanno arrivando anche le domande dai social network, in particolare Riccardo che ha anticipato una cosa che noi avevamo già pensato, sì. Cioè ci dice tutto questo è ovvio, visto tutto questo riferendosi alla vicinanza tra destra e sinistra e al modo di comunicare appunto di Monti e del PD in questa campagna elettorale, dice ovvio visto la rincorsa alle ideologie di centrodestra a scapito delle idee di sinistra. E appunto per una domanda per Panarari a questo punto, su alcuni punti specifici, ad esempio sul redditometro, negli ultimi giorni destra e sinistra sembrano dire le stesse cose. È solo strategia o è proprio una questione di contenuti? Beh, potremmo, diciamo, fare, come sempre in questi casi, una riflessione di lungo periodo e una più short term, cioè una più di breve termine. La riflessione di lungo periodo ha a che fare con il, diciamo, con lo scongelamento delle subculture politiche che hanno caratterizzato questo paese. E torno sulla parola entusiasmo. Perché entusiasmo? Perché una buona parte della storia politica dell'Italia, paese di blocchi e di scontri ideologici molto forti, trovava la mobilitazione e la partecipazione, cioè quello che in termini postmoderni chiamiamo entusiasmo, proprio nella presenza di ideologie che si contrapponevano e che mobilitavano il proprio elettorato, quelli che oggi chiamiamo cittadini elettori, che in realtà all'epoca erano davvero per un lungo periodo dei militanti, ovvero delle persone che si identificavano in maniera quasi religiosa, in alcuni casi anche messianica, comunque in maniera molto forte e convinta rispetto ad un ventaglio di posizioni politiche. Poi cos'è accaduto? È accaduto che il mondo è profondamente cambiato, che con l'89 è crollato il muro di Berlino, data simbolica che in realtà sancisce un processo che era cominciato almeno all'inizio almeno verso la metà degli anni 70, ovvero il fatto che la globalizzazione e le trasformazioni in senso neoliberale del capitalismo portavano per un verso alla convergenza verso il centro e per l'altro alla crisi definitiva delle ideologie. Ecco perché all'interno di un quadro di compatibilità e di un quadro politico in cui le similarità prevalgono sulle differenze, entrano nel dibattito politico termini che per l'appunto potremmo classificare come tecnici. Poi si tratterebbe di aprire un ulteriore discorso su cosa significa la tecnica, ma è per questo che il centrodestra e il centrosinistra si confrontano appunto sul redditometro. Non è esattamente un termine che susciti entusiasmo, no, per l'appunto, no, decisamente, dal punto di vista politico, e in realtà non è neppure un termine che riesca a mobilitare in termini molto precisi quelli che sono i referenti sociali, perché l'altro grande cambiamento è il fatto che nell'epoca dell'ideologia, naturalmente, ciascuna parte politica aveva dei referenti sociali molto precisi. All'epoca si chiamavano classi. Queste si sono smobilizzate, cambiate, ma non sono naturalmente cambiate le differenze sociali, anzi queste sono aumentate. E che non c'è il linguaggio e non ci sono i quadri concettuali per afferrare e descrivere in maniera adeguata queste trasformazioni sociali. Uno degli handicap maggiori delle organizzazioni sindacali, a mio giudizio, è il fatto che non riescono per l'appunto a descrivere adeguatamente il presente. Interrompo solo un secondo per dire che, se ricordano gli ascoltatori, la volta scorsa l'intervista a Susanna Camusso, lei diceva i giovani hanno ragione a incavolarsi con il sindacato perché noi non siamo riusciti a dare risposte a quello che loro, perché non sappiamo neanche come andare a trovarli poi i precari, dove si trovano, prego. Diciamo, basterebbe girare per le strade e se ne trovano tanti. Questa è una battuta molto facile. In realtà, per l'appunto, è difficile dare loro organizzazione. E sì, se si pensa a tutto in termini di organizzazione di mondi sociali molto omogenei, diventa molto difficile. Allora, è proprio per questo che la comunicazione, per rispondere alla domanda che veniva posta via Twitter dal radioascoltatore, è per questo che la comunicazione tende naturalmente a mandare messaggi sostanzialmente omologati, assolutamente semplici, non conflittuali e naturalmente con un forte tasso di populismo. Proprio perché nell'indistinzione generale è chiaro che la comunicazione politica va precisamente nella direzione di messaggi che siano il più possibile simili, un po' per pescare nel mucchio, diciamo così, proprio perché di fronte ad un elettorato il cui tasso di volatilità elettorale aumenta o il cui tasso di disillusione e di scontento aumenta progressivamente. Allora è chiaro che in una situazione di consenso così friabile e così mobile,
tutti quanti politici disorientati. Spesso loro stessi tendono a convergere sulle stesse cose, che è esattamente quello che in termini di comunicazione politica non si dovrebbe fare, perché, come ci ha insegnato la comunicazione politica americana, vince chi decide l'agenda, cioè vince chi impone i temi, temi che devono essere naturalmente piuttosto forti. Il caso di Obama è assolutamente esemplare da questo punto di vista. Beh, noi veniamo da un ventennio in cui è stato Berlusconi a imporre invece l'agenda in qualche modo. Esattamente, l'ha imposta con straordinaria forza proprio attraverso la televisione. Abbiamo altre domande che ci arrivano via SMS, che vanno tutte più o meno nella direzione, diciamo, di dividere tra populismo e politica. C'è chi si chiede, appunto, riguardo a Pisapia, alla perdita dell'entusiasmo, per forza manca l'entusiasmo perché la gente è stata delusa da questi due anni di governo finora. E Max invece, che ci fa un'altra domanda, dice: non c'è il rischio che ci sia una spaccatura tra chi ha perso del tutto la fiducia nella politica e chi va a votare comunque dimenticandosi gli scandali, dimenticandosi il caso Ruby? Quindi tra questi due eccessi, che cosa è preferibile? Cosa l'entusiasmo per senza pensarci, insomma, o la perdita di fiducia? Ahia, chi la facciamo? Marina Calloni, vogliamo provare a rispondere? Io sono sempre per esercitare il diritto di voto e quindi rispetto anche ai problemi di astensionismo, come magari che è uno dei problemi anche più, diciamo così, complessi. Rispetto invece alla questione della differenza tra destra e sinistra, era anche, diciamo così, la dicotomia su cui Norberto Bobbio ha scritto anche il libretto, famosissimo, guardando appunto anche le definizioni che davano i diversi partiti, in cui appunto la differenza era legata al fatto che la destra considerava come naturale la disparità, la disuguaglianza sociale, mentre invece la sinistra aveva degli, diciamo così, anche delle visioni rispetto al fatto che l'uguaglianza potesse essere formale e sostanziale, quindi che potesse essere corretta attraverso anche delle buone politiche, beni comuni e così via. Quindi una questione di contenuti, e mi pare che anche Obama oggi nel discorso di apertura abbia parlato chiaramente del fatto, anche dei sogni della politica, che erano quelli dell'uguaglianza, della giustizia sociale, della redistribuzione e così via. Quindi evidentemente però rispetto alla campagna americana, dove erano stati schiacciati su due poli quasi estremi, no? La destra e la sinistra, per cui erano chiaro gli elettori cosa dovessero votare, in Italia si sta in qualche maniera sui contenuti, appunto l'agenda Monti e l'agenda Bersani su certi temi sono molto simili, anche perché io penso che certi temi sono comuni, cioè ci sono certi temi che hanno la necessità di essere sviluppati su un tempo molto lungo di quello che possono essere i 5 anni e così via. Ritengo comunque che naturalmente bisogna mantenere appunto i sogni della politica, che sono appunto quelli della giustizia, dell'uguaglianza, dei diritti umani, che in Italia sono purtroppo sempre meno tutelati. Per esempio, noi non abbiamo ancora una commissione, così come da accordo internazionale sui diritti umani, non funziona più neanche la commissione per i diritti umani del Ministero degli Esteri, quindi non abbiamo più neanche la valutazione di controllare anche quelle che sono le continue violazioni interne e poi appunto, visto che l'Italia è molto, veramente ha sanzioni enormi anche dal Consiglio dell'Europa per la continua violazione sia di cittadini che di non cittadini. Ricordo che siete all'ascolto di Radio Popolare, Popolare Network, è una trasmissione, anzi un progetto multimediale piuttosto complesso quello che stiamo cercando di fare. Siamo in auditorium insieme a Marina Calloni, filosofa politica e sociale, e insieme a Massimiliano Panarari, che fa il politologo. Stiamo parlando di differenze tra destra e sinistra. Oggi leggevo il Corriere della Sera che perfino Raffaele La Capria ne ha scritto: di destra o di sinistra quando i numeri sono un'opinione, che è un altro dei problemi tipici dei dibattiti televisivi. Non a caso adesso ci va di moda il fact checking, no? Sì. Direttamente. Ancora con Marina Calloni, però, mentre ricordiamo che potete intervenire scrivendo al 331-6214013 un sms oppure Twitter usando cancelletto qualcosa di sinistra. Il governo tecnico, questo di Monti, ci è stato sempre presentato come necessario e come, diciamo così, antidoto al populismo, altrimenti avrebbe vinto il populismo. Ma siamo sicuri che siano proprio così contrapposti?
Ma in Italia è in successione, appunto, prima un governo populista e poi come rimedio un governo di tipo basato sulle cosiddette competenze. Io ritengo che però ci siano delle analogie, e cioè nel mantenimento di rapporti asimmetrici c'è una strategia che in qualche maniera allontana le masse e i cittadini e rispetto all'elite, al governo, che si cerca di rivicinare soltanto quando c'è bisogno anche del voto delle elite. Cioè, nel senso che molto spesso i governi tecnici hanno bisogno di legittimare le loro decisioni come prese a nome delle masse per il loro bene e così via. Quindi c'è il problema che il governo tecnico ovviamente da solo non si può autolegittimare se non attraverso anche delle scelte politiche, che appunto dovrebbero essere delle scelte anche su quelle che sono le prospettive di tipo appunto politico, morale e così via. E quindi il problema di come anche in questo caso le tecnocrazie cercano di ottenere il consenso. Ottenere il consenso che sembrano paradossalmente opposte a quelle populiste, mentre in effetti molto spesso le asimmetrie rimangono proprio nella distanza. Cioè, ci vuoi fare un esempio? Dunque, un esempio può essere naturalmente quello della la televisione fa finta con quella generalista di avvicinare il telespettatore al politico, quanto in effetti c'è una strategia mediatica di cui Panarari è molto più bravo di me, quindi lo può dire, proprio per decidere. E rispetto anche alla body language, insomma, il linguaggio corporeo di Monte rispetto a Berlusconi, Monte invece è quello della sobrietà, di come si muove, delle cose che le sa, però nello stesso tempo naturalmente non ha avuto appunto come supporto quello che sono i cittadini che lui adesso va a cercare per poter essere in qualche maniera votato. Ecco, quindi in qualche maniera appunto c'è un problema che però il problema è come si legittimano sia i tecnocrati che i populisti, e naturalmente sarà poi un compito del cittadino evidentemente vedere qual è il programma che più, diciamo così, rappresenta anche uno sviluppo di quelle che sono, diciamo così, politiche sociali, interessi e così via, soprattutto rispetto alle menzogne, appunto facevi i termini che si dicono in politica, no? Menzogne in politica, e quindi come tale cosa c'è dietro il messaggio che appunto i tecnocrati e populisti appunto affermano. Quindi il problema di entrambi rimane la legittimazione politica, che ovviamente non può che andare nel nostro caso anche ad una scelta politica che, passando attraverso i partiti, hanno bisogno che si contino i voti e quindi cercare il consenso dei cittadini. Abbiamo 3 minuti prima di un break pubblicitario, però a questo punto Panarari l'ha invitata direttamente a intervenire su questo tema, cioè il linguaggio del corpo. Beh, insomma, il linguaggio del corpo noi ce l'immaginiamo sempre in Loden, Monti, quindi non dovrebbe suscitare così tanta fantasia, così tanta invidia. E invece cosa succede? Attira comunque le persone che vogliono anche loro indossare il Loden? No, sto banalizzando troppo, me ne rendo conto, sì, è vero. No, diciamo, allora c'è una cosa che si chiama media logic. Aiuto. Nel senso, la logica mediale, del resto voi la conoscete benissimo, questo tipo di medium è un medio radiofonico, per cui è un medium molto vocale, ma la nostra è una società delle immagini, nella quale la percezione fisica, la percezione visiva è assolutamente decisiva. E da che mondo è mondo le comunità, quelli che oggi chiamiamo cittadini, quelli che un tempo erano i sudditi, si rapportano con il leader, con il politico, con il sovrano, sulla base della sua teatralità o della sua capacità di riempire lo spazio visivo. Ecco, la media logic, nel caso della televisione, tende a riproporre esattamente quel modello, cioè a riempire lo schermo con delle caratteristiche personali, delle caratteristiche visuali molto marcate. Per venire all'argomento che evocavamo prima, quello di servizio pubblico, un autentico mago della gestualità, anzi un vero e proprio pezzo dell'autobiografia della nazione, che è Silvio Berlusconi, si è prodotto in una serie di operazioni da guitto teatrale impressionanti. Quando è che è stato usato l'altra volta l'autobiografia di una nazione? Era stato utilizzato in un caso che ha a che fare col ventennio, e per l'appunto con un signore che si chiamava Benito Mussolini, che ha rappresentato significativamente la nazione. Naturalmente i paragoni non ci sono, vanno molto meglio dettagliati, molto meglio sviluppati. Io sono per distinguere, questo è il lavoro che fanno le persone che cercano appunto di studiare. Però tanto nel caso del ventennio, quanto nel caso del quasi ventennio berlusconiano, siamo di fronte a personalità molto forti, carismatiche e soprattutto estremamente visive ed estremamente teatrali. Ecco perché la
l'immagine, la capacità di plasmare l'immaginario dal punto di vista visivo di Silvio Berlusconi è così forte. Ed ecco perché altrettanto significativo è il Loden come attributo visivo e visuale di un altro tipo di messaggio e di discorso politico, quello che fa appello alla competenza e alla meritocrazia. È proprio per questo che si produce in effetti un caso abbastanza evidente di dissonanza cognitiva, uso un altro parolone che dettaglio subito, ossia di distorsione rispetto all'immagine percepita tra Mario Monti, che è una parte significativa dell'elettorato è abituata ad associare per l'appunto a competenza, a economia, a governo, a sobrietà, e il fatto che invece proprio per la media logic, nel momento in cui Mario Monti si presenta nei varietà, negli show televisivi e utilizza la televisione che è lo strumento più immediato da utilizzare proprio se si costruisce rapidamente una forza politica, perché, come dicevamo prima, dalla televisione non si prescinde, e in quel caso si sottopone alla media logic, cioè ad una serie di meccanismi di funzionamento che hanno a che fare con l'audience, con la necessità di massimizzare lo share, che valgono anche per la politica, che lo portano per l'appunto ad alzare i toni, ad utilizzare battute taglienti. Questo lo fa sempre naturalmente, ma in questo caso amplificate, che diventano molto più evidenti alla maggior parte degli italiani. Questo perché la politica è semplificazione, e questo è un altro punto significativo su cui ce la facciamo a dirlo in 30 secondi. Diciamo in 30 secondi, la politica è semplificazione, lo è sempre di più in una società tanto più complessa quanto la nostra. Ecco perché la media logic funziona così tanto, ecco perché la semplificazione è una chiave che i media utilizzano tantissimo. Appena prima della pubblicità mi prendo altri 30 secondi per ricordare il nostro blog qualcosadisinistra.radiopopolare.it, dove trovate diverse discussioni che abbiamo promosso con interviste a vari personaggi come Pav Kuma, come Luigi Manconi, o anche su altri temi, non necessariamente quelli di cui discutiamo in trasmissione, come ad esempio la guerra in Mali. E sempre per rispondere alla domanda, dire qualcosa di sinistra. Vorremmo anche rispondere alla domanda su come fare qualcosa di sinistra, quindi attendiamo le segnalazioni degli ascoltatori. Se avete degli esempi di buone pratiche di qualcuno che appunto secondo voi fa qualcosa di sinistra, potete segnalarcelo sempre su Twitter con l'hashtag qualcosa di sinistra, sul nostro blog, oppure all'email qualcosadisinistra@radiopopolare.it. Pubblicità e noi ci sentiamo fra pochissimo. Qualcosa di sinistra. Potete lasciare un commento sul blog qualcosadisinistra.radiopopolare.it, su Twitter con l'hashtag qualcosa di sinistra. Era una frase che siamo nel film Palombella Rossa. Cos'è successo? È partito già direttamente l'altro file. Non deve fare così. Aiuto. Beh, un incidente tecnico a trasmissione lo dobbiamo fare, proprio è la legge di Radio Popolare questa, quindi siete anche voi dentro. Allora, bentornati sulle frequenze di Popolare Network, ricordiamo che siamo qui, che stiamo trasmettendo in diretta dall'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare di Milano. Ricordiamo che gli ospiti che questa sera abbiamo chiamato a parlare di qualcosa di sinistra sono Marina Calloni, che insegna all'Università Milano Bicocca filosofia politica, e Massimiliano Panarari, che insegna invece all'Università di Modena e Reggio Emilia e fa di professione il politologo. Se ci sono domande del pubblico, naturalmente qui ci sono. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo passare a questo punto aveva alzato la mano durante l'intervallo, come permessa, a scuola, Marina Calloni. Mi sono permessa proprio di poter intervenire sulla questione del corpo del politico o del corpo del leader, nel senso che per esempio Mussolini aveva un corpo che doveva in qualche maniera sedurre gli uomini per andare a farsi ammazzare in guerra, e le donne per poter fare figli per la patria. Ecco, quello che abbiamo invece visto, per esempio, nel corpo di Berlusconi è un corpo quasi androgeno, nel senso che vuole sedurre le donne, però è completamente femminilizzato nelle sue capelli rifatti, nelle sue modalità anche naturalmente di convincimento e così via. Monti invece rappresenta il corpo del leader quasi asessuato, che è alla famiglia e
così via. Allora, e dall'altra parte invece abbiamo avuto nella passata legislatura corpi di donne in politica che non facevano politica per i meriti per cui avrebbero dovuto rappresentare gli elettori. Allora io ritengo che la vera sfida è che possa emergere in questo nuovo Parlamento e anche nel Parlamento regionale, oltre che quello nazionale, una leadership femminile forte che porti col suo corpo, non rifatto, ma un corpo che parla di esperienze, di storie, di sofferenze, di lotte, portino anche, diciamo così, quelle che sono state le lotte negli ultimi anni per le dignità della donna, per il rispetto psicofisico, soprattutto anche per il lavoro e per poter avere un futuro, perché quasi il 50% delle donne sono statisticamente disoccupate, c'è il problema della maternità e sappiamo che questo può avvenire perché dalle primarie è emerso quasi il 40% di donne e quindi questo secondo me è riproporre una leadership femminile forte rispetto ai programmi che le donne sapranno proporre in base anche esperienze e capacità. E questo dice anche, se capisco bene, che non è assolutamente secondario la quantità di donne candidate presente in lista, proprio anche la quantità. Sì, certo, noi dobbiamo avere sia un problema di parità di tipo quantitativo, no? Quindi la possibilità di parità rimettere a pari una situazione di disparità e di discriminazione, però nello stesso tempo anche avere una politica qualitativa, una uguaglianza sostanziale rispetto a dei temi che sono assolutamente trasversali, che interessano appunto donne ma uomini e famiglie, perché genere, anche se il Papa ce l'ha molto con la filosofia di genere, è una questione di relazione, no? Cioè il Papa di nuovo si è opposto nelle ultime due interventi che ha fatto sulla filosofia di genere, mentre penso che sia fondamentale parlare delle relazioni di genere che siano eque e rispettose. Il pubblico presente qui in auditorium è sostanzialmente timido e allora invece di parlare ci porta un foglietto. Io cerco di interpretare la domanda e ringrazio naturalmente l'ascoltatore che ce l'ha posta. Scelgo una rivolgo a Massimiliano Panarari. Stiamo andando verso un sistema anglosassone, cioè laburismo, liberali, conservatori? Beh, questo è un fenomeno. In realtà stiamo parlando di quadripartito perché c'è anche Beppe Grillo in questo momento. Sì. La tendenza alla semplificazione dei sistemi politici in chiave anglosassone è un fenomeno che in Occidente soffia con forza almeno dagli anni Ottanta. In realtà il caso di queste elezioni sta dimostrando una sorta di ritorno al passato, nel senso che il difficilissimo bipolarismo all'italiana, che è sempre stato molto faticoso, non ha portato assolutamente ad una semplificazione del quadro politico. Anzi, il caso di Mario Monti è il caso di una terza forza. È il caso di, alcuni dicono, di un tentativo di ritorno alla Democrazia Cristiana. Più correttamente e più probabilmente è l'idea che ci sia uno spazio politico al centro che possa essere occupato, che cercherà di intercettare una parte degli elettori moderati che facevano riferimento al centrodestra, ma bisognerà anche tenere conto del fatto che una parte degli elettori centrodestra moderati non lo erano per nulla, anzi su questo forse possiamo essere molto netti, una parte della destra italiana è ben più radicale di quello che avviene dall'altra parte dello schieramento politico. Quindi se in tutto il mondo una serie di trasformazioni della politica, di processi, di chiara marca e di chiara cultura politica anglosassone ci sono e anche in Italia sono importanti, hanno a che fare soprattutto con la comunicazione, per esempio, con il ruolo della televisione, con i processi di personalizzazione della politica. In realtà quello che avviene nel nostro paese è un indebolimento delle culture politiche novecentesche fino quasi alla loro scomparsa, ma al contempo una sorta di eterno ritorno o una serie di caratteristiche e di tendenze che comunque mostrano che l'Italia, parte dell'Europa del Sud, è non assimilabile davvero al mondo anglosassone. Per tantissime ragioni, innanzitutto culturali, e quindi questo naturalmente si riflette anche nella politica. A proposito di quello che diceva prima Marina Calloni, possiamo sperare bene, è arrivata adesso un'ansa perché sono appena state presentate le liste per le elezioni, si sono chiuse mezz'ora fa gli uffici e in Toscana il PD punta sulle donne, dice che schiera una giovane di 26 anni in una posizione con buone possibilità di vittoria.
Speriamo, mi sembra una grande notizia, no? Cioè, anche quello che è emerso poi anche dal basso, no? Con le primarie, quindi che non è stato rispettato. In cui, fortunatamente, sì, in buona, non sempre, diciamo. Non sempre. Però di fatto, come si sono espressi, diciamo così, i votanti, è stato naturalmente chiaro. Dunque, noi siamo arrivati a questo punto, a una ventina di minuti ancora a disposizione per continuare questa trasmissione, questo progetto multimediale Qualcosa di Sinistra. Marina Calloni, Massimiliano Panarari, naturalmente le vostre domande, diretta @popolarenetwork.it, gli sms al 331 62 14 013, Twitter invece si può usare con l'hashtag Qualcosa di Sinistra. Panarari, il libro che ho fatto conoscere diciamo così più recentemente, L'egemonia sottoculturale, soprattutto quel sottotitolo che era veramente L'Italia da Gramsci al gossip, c'è un fenomeno forse che si presta all'analisi del suo libro, del fenomeno Beppe Grillo. Perché? Perché è un fenomeno che nasce in televisione, dice, e dicendo di rifiutarla, in realtà continua ad usarla. Usa concetti e linguaggi immediati, si propone, appunto, lo abbiamo visto recentemente, come superamento di destra o sinistra. Insomma, è la fotografia di questa sottocultura, come la definisce? È un fenomeno complesso, naturalmente. Poi non me la voglio cavare dicendo che tutto è complesso, ci mancherebbe poi, altro. Essendo in campagna elettorale, chiedo scusa, Panarari, non facciamo dichiarazioni di voto in un senso o nell'altro, cerchiamo di fare un'analisi. Assolutamente, evidentemente. Anzi, il nostro tentativo faticoso, quello di Marina Calloni, del sottoscritto, ma anche vostro, è quello di produrre, diciamo, elementi per l'analisi. E proprio per questo mi permetto di rettificare un tweet che leggo adesso. Monti non è un ritorno alla DC, questa è la tesi di alcuni. Democrazia Cristiana, non è esattamente questo, è l'intercettazione di una domanda di centro. C'è una domanda di centro in questo paese, in parte aveva a che fare con la Democrazia Cristiana, ha a che fare col cattolicesimo, ma non solo, è anche un pezzo di mondo liberale, un pezzo di forze produttive, quindi giusto semplicemente per evitare di semplificare troppo. Sì. E nel caso di Beppe Grillo, proprio per evitare di semplificare troppo, siamo in presenza di un fenomeno estremamente complesso, in cui stanno tante cose. Proviamo a dettagliarle molto rapidamente. Come diceva lei, Beppe Grillo non è pensabile senza l'orizzonte televisivo. E in questo c'è qualcosa di berlusconiano. Nel senso che se la politica non fosse stata così fortemente spettacolarizzata attraverso la televisione, e se la televisione non fosse quell'impressionante canale che, attraverso il gossip, il varietà, l'elemento di spettacolo, consegna certe figure, come il caso di Beppe Grillo, ad un'incredibile notorietà, naturalmente non avremmo anche questo fenomeno. Quello che osserviamo nel mondo postmoderno è il fatto che il consenso è davvero una sorta di fluido che può essere trasferito da un vaso all'altro, ovvero si può acquisire consenso come presidente di una squadra di calcio. Il caso italiano è abbastanza evidente, ma ci sono anche altri casi in paesi come la Francia, dove, ricorderete, Bernard Tapie si candidò proprio in quanto proprietario, in quanto tycoon dell'Olympique Marseille, una squadra di calcio. Si può acquisire consenso essendo un personaggio di spettacolo. Ancora una volta, quanti comici anche in Francia come Coluche decisero di passare alla politica? Oppure addirittura si può acquisire notorietà. Non fece molta fortuna però Coluche. Fece molta meno fortuna di Beppe Grillo. Sì, questo è vero. Ma perché la Francia è un paese che ha caratteristiche molto diverse dalle nostre ed è repubblicano e molto strutturato dal punto di vista della cultura politica. Oppure si può acquisire consenso, non si sa esattamente perché. È il caso dei protagonisti, anzi dei reclusi volontari della Casa del Grande Fratello. Si chiama famosità in sociologia, è un generico senso di riconoscimento che soprattutto la televisione garantisce, per cui magari incrociando qualcuno per strada abbiamo la sensazione di averlo visto, sappiamo che è in qualche modo famoso anche se non sappiamo bene perché. E questa è una splendida metafora di alcuni dei processi di acquisizione della notorietà che avvengono appunto nella nostra società molto liquida. Ecco, Beppe Grillo non è pensabile senza questi fenomeni, e al tempo stesso Beppe Grillo, soprattutto nella fase iniziale, è riuscito a drenare e ad acquisire consenso e addirittura mobilitazione da parte di alcuni elettori delusi dalla sinistra, alcuni dalla sinistra storica, molti altri che potremmo genericamente ricondurre ad un elettorato progressista, o meglio,
molto attratti da alcune issues, da alcune tematiche che hanno a che fare con il mondo progressista, quella ambientalista innanzitutto. Ma al tempo stesso Beppe Grillo è un fenomeno in cui la dimensione del populismo è fortissima. E qui arriviamo ad un'altra, credo, ad un'altra dimensione forte della politica odierna, che è una post-politica, che è una politica post-democratica che va molto oltre l'orizzonte della rappresentanza liberale su cui si è strutturata, liberale ma naturalmente anche dall'altra parte marxista, l'epoca delle ideologie e della politica razionale, ovvero l'idea che l'unica fonte di legittimità sia il popolo. La politica non prescinde dal popolo, benissimo, questo lo si è detto per secoli di trattatistica politica, ma il punto è che il popolo di oggi è qualcosa di estremamente impalpabile. Berlusconi fa appello al popolo, a tal punto da andare a scontrarsi con organi costituzionali o con altri poteri. Beppe Grillo dice di essere la voce del popolo, anzi la riversa, la riverbera, e quello è il suo spunto polemico più forte contro la casta dei partiti, contro una classe politica che motivi di degenerazione ce ne offre tanti naturalmente, ma che non coincide assolutamente con l'idea della politica. Il dire che il popolo è l'unica fonte di legittimità è una tipica manifestazione del populismo postmoderno, proprio perché questo popolo in realtà non si sa bene cosa sia, e soprattutto perché prescinde da quella differenziazione sociale, ma anche da quella ripartizione tra individui che invece fonda la politica moderna. È tutto e nulla, e soprattutto è un'entità così indistinta e così riplasmabile che ci porterebbe a dire in qualche modo che, per rievocare i sovrani assolutisti, lo Stato sono io, il popolo sono io. Il caso di Beppe Grillo va, a mio giudizio, inquadrato all'interno di questa cornice cognitiva e politica. Quindi è qualcosa di molto complesso, è qualcosa di molto postmoderno per certi versi, ha delle positività ma anche degli elementi inquietanti. Marina Calloni, dicevamo prima, citavamo prima il discorso di Obama oggi, in cui a me ha colpito molto quella frase: guardate che voi, noi e voi, diceva, io e voi americani, non esercitate la vostra partecipazione solo col voto, ma anche difendendo, alzando la voce per difendere i nostri ideali. Abbiamo citato prima le primarie, per esempio. Allora mi è venuto in mente che in Italia noi siamo passati da un crollo di partecipazione al voto con le elezioni in Sicilia ha dei risultati estremamente interessanti, come per esempio la partecipazione per le primarie. C'è un filo rosso, secondo lei, che lega, oppure non c'è? Cioè, siamo proprio, sì, siamo fenomeni completamente diversi, ma sono alti e bassi, no? Nel giro di pochi, certo, mesi. Ma rispetto alla prima questione, ripeto quello che dicevo prima, che io ritengo che siano fondamentali le visioni nella politica, anche se poi ci sono problemi che hanno delle scadenze, delle urgenze chiare. Rispetto invece alla partecipazione, no, io penso che quindi il voto, io penso che la politica si faccia naturalmente attraverso le esercizio del diritto di voto in senso transitivo, cioè di eleggere e di essere eletti, ma anche nella partecipazione nelle diverse modalità, no? Quindi anche attraverso network, associazioni, attraverso l'elemento partecipativo che include fortunatamente anche chi il diritto di voto non ce l'ha, essendo stranieri, e in Italia con appunto questa legge restrittiva basata sullo ius sanguinis della cittadinanza. Quindi è fondamentale proprio in qualche maniera dare cuore, gambe anche alla politica, proprio attraverso forme diversificate di partecipazione che non si verificano soltanto con l'atto fisico dell'andare a votare ed esprimere le proprie scelte, o nel caso delle regionali proprio dare le preferenze sul progetto. Per quanto invece riguarda la seconda domanda, e cioè il fatto se fra astensionismo e partecipazione siano in antagonismo e opposti, io penso invece che siano le due facce della stessa medaglia, cioè? Perché entrambe affermano in modi diversi, in modo attivo o passivo, la necessità di cambiare rotta alla politica istituzionale esistente. Quindi, se da una parte indubbiamente le votazioni primarie hanno dimostrato una forma di non entusiasmo, ma il fatto di volere contare nel momento in cui io posso dare la preferenza a un candidato o una candidata rispetto alle altre, cioè io posso esercitare anche le mie preferenze sulla qualità delle scelte e soprattutto chi ci rappresenterà
sul territorio, perché io infatti ritengo indecente che qualcuno che ci dovrà andare a rappresentare a livello nazionale sul territorio non abbia un rapporto con gli elettori, perché la posizione nella lista garantisce appunto la sua rappresentanza a livello nazionale. E quindi di fatto le primarie dimostrano questa volontà di dare un peso al programma politico, ma soprattutto a fare in modo che chiederne anche conto agli eletti, cioè chi verrà eletto dovrà rendere conto anche del programma di lavoro. Ma non ci sono però dei sistemi per metterlo in pratica? No, secondo me invece è fondamentale, cioè per esempio quando appunto lavoravo in Inghilterra la cosa chiara era il rapporto dell'eletto con la constituency, cioè con chi ti ha eletto, per cui c'erano regolari, almeno una volta c'erano degli incontri regolari in cui chi era stato eletto rendeva conto del programma, dava informazioni di quello che era stato successo, eccetera. E secondo me dico solo che però in Italia non c'è nessun obbligo a farlo. Bisogna riattivarlo, perché i voti vengono da un territorio, non è che tu è vero che poi se vai a governare devi rappresentare gli interessi, quello che si chiama mandato assoluto, gli interessi di tutto e non l'interesse di un piccolo gruppo circoscritto, ma è fondamentale il rapporto con gli elettori e col territorio. Rispetto alla seconda domanda, è un problema anche qui complesso, rispetto alla Sicilia anche qui più spiegazioni, disaffezioni. Oppure c'è anche purtroppo un'altra spiegazione, che è il venir meno dell'interesse di chi induceva molto spesso anche la partecipazione all'andare a votare, anche dietro a pagamento. Cioè la mia domanda è un po' questa: non essendoci più soldi in giro, anche per corruzione in senso politica, mazzette eccetera, non è che forse la politica è diventata meno remunerativa di un tempo, per cui di fatto non investo a fare in modo che i miei candidati vengano eletti, perché in Sicilia c'è la bancarotta a livello di regionale, cioè non ci sono più soldi da distribuire o soprattutto da chiedere. Quindi probabilmente sono stati scelti da costoro, dagli induttori del voto, diciamo così, degli altri mercati, ed è interessante, sarebbe capire quali sono questi mercati. L'altra questione invece, velocemente, il problema che invece impensierisce molto è l'astensionismo femminile. Io ho dati del Ministero degli Interni, cioè della sedicesima legislatura, che su 24.495.000 votanti, solo 19.313 donne sono andate alle urne, quindi 5 milioni di donne perse per strade, mentre invece decisamente minori 3 milioni l'elemento maschile. Allora, il problema è perché almeno nella legislatura passata c'era stata questa disaffezione delle donne alla politica istituzionale, quindi questo è un bacino fondamentale da riattivare proprio per le potenzialità che si hanno nell'esercizio comunque della politica a tutti i livelli. Come al solito, quando tocchi Beppe Grillo scattano subito i fan da una parte e dall'altra. 10 minuti di paroloni per spiegare l'ovvio, scrivono, darò Panarari, questo ce l'hanno con lei. Dobbiamo andare a chiudere, mancano poco e avrei dovuto contenerli a 9, infatti. Lei sponsorizza molto un libro, nel senso che l'ha recensito, adesso al di là della sponsorizzazione, recentemente, di Pierre Rosanvallon, credo di dirlo bene il nome, spero. Sì, perlomeno. Sì, Pierre Rosanvallon, esattamente. E consigliandolo come punto di riferimento di chi da sinistra, anche qui semplifico molto, vive male il liberismo di Monti ma non crede a Vendola. Come stanno assieme? È un'impresa impossibile questa. Io credo che, ma naturalmente... Giusto per proseguire con i paroloni. No, lo dico perché in questi momenti qua, proprio in questi minuti, c'è una discussione apertissima tra Ingroia, Vendola e Bersani sul voto utile. Sta continuando proprio su Twitter, non so se lo state vedendo anche voi, quindi siamo proprio dentro la notizia, ecco, prego. Sì, quello del voto utile è un vecchio tema delle forze politiche e anche della polemica politica. In Italia viene particolarmente utilizzato. Naturalmente ha un senso nella misura in cui c'è una competizione molto accesa, al tempo stesso però va, dico una cosa alla palissiana, a incidere sul fatto che quando votiamo vorremmo poter esprimere il nostro voto più congruente con il tipo di visione che abbiamo, e quindi il pluralismo politico, anzi il pluralismo all'interno dello stesso campo politico è assolutamente fondamentale. Ancora una volta è un problema di attori razionali, cioè di razionalità della scelta elettorale. Questo lo dico per l'appunto per i nostri ascoltatori di Rho. Per quanto riguarda Rosanvallon, invece, la discriminante, diciamo così, è una discriminante ovvia, nel senso che il tema è
se si è a favore dell'economia di mercato oppure no. Ci sono opzioni della sinistra, naturalmente, che sono anticapitaliste, ancora anticapitaliste. Io penso che l'economia di mercato invece sia importante, sia anzi irrinunciabile. Il problema è che tipo di mercato. Questo perché, a mio giudizio, l'economia di mercato risponde alla volontà degli individui di esprimere se stessi e di realizzare se stessi. Naturalmente altra cosa è la riduzione il più possibile delle disuguaglianze e soprattutto la valorizzazione delle competenze, delle capacità e dei meriti, che non sempre il mercato riconosce. E in questo caso, per l'appunto, non fa il lavoro del mercato. Pierre Auzun-Vallon, che crede nell'economia di mercato, ma non nella società di mercato, che è cosa diversa per l'appunto, ed è l'idea dell'applicazione ad ogni ambito della società di una logica di competizione feroce. Sostiene che quello che è avvenuto negli ultimi 30 anni, cosa che sempre più osservatori, anche liberal progressisti per l'appunto, evidenziano, sia in realtà uno snaturamento delle idee stesse del mercato. Siano per l'appunto processi che vanno nella direzione opposta. Se il mercato è concorrenza, se è una giusta idea di economia di mercato prevede la concorrenza, in questo caso siamo di fronte alla costruzione di oligopoli o di cartelli che non fanno il compito dell'economia di mercato, che dovrebbe essere quello di aumentare la concorrenza per consentire ai consumatori e ai cittadini di avere più possibilità di vedere la riduzione dei costi, ma per l'appunto in un'altra direzione. E soprattutto quello che dice Auzun-Vallon è il fatto che il dominio assoluto dell'economia indebolisce gli istituti stessi della democrazia, naturalmente. Sono tantissimi gli esempi, da un'eccessiva mediatizzazione, ovvero il fatto che il controllo dei media orienta in maniera così massiccia l'elettorato, ne condizioni l'immaginario e li porti a votare in un certo modo, al fatto che il possesso di risorse differenti naturalmente droga la politica. C'è chi le ha e quindi può agire in un certo modo, sia a livello organizzativo che comunicativo, e altri invece che si trovano un po' come David di fronte a Golia, a poter utilizzare solamente la militanza sul territorio, che è importante ma debole. Io devo fermarvi qui, ho un'ultima domanda perché in qualche modo l'ha tirata fuori con Massimiliano Panarari rispondendo alla domanda su Auzun-Vallon, cioè, lo dico in maniera molto semplice, Marina Calloni, ma in tempi come questi di sobrietà, dove c'è bisogno di sobrietà, che ruolo possono avere le elite? Questa è una domanda molto teorica, me ne rendo conto, in pratica diventa la discussione sulla patrimoniale, diventa. Che ruolo possono avere le elite, anche quelle economiche, diciamo così? Allora, il rapporto tra elite economiche e elite politiche è molto complesso, perché da una parte su certe politiche naturalmente trovano un accordo di gestione, però è vero che in molti casi le elite politiche sono in contrasto con le elite, diciamo, transnazionali di mercato, in quanto molto spesso le loro decisioni superano quelle che sono le decisioni parlamentari, nazionali o nel caso europee, e quindi come tali creano dei problemi. Quindi anche il tentativo in qualche maniera, che è il progetto dell'Unione Europea, anche se non propriamente diciamo portato a termine, che è quello comunque di fondare un'Europa sociale basata sui diritti umani e così via. Quindi c'è un problema. Dall'altra parte, il problema con l'elite bisogna avere a che fare. Noi abbiamo avuto tradizionalmente due teorici dell'elite, Mosca e Pareto, però dobbiamo chiederci oggi che tipo di elite noi vogliamo avere al governo, in quanto nel momento in cui noi eleggiamo in una democrazia rappresentativa i nostri rappresentanti, chiaramente diventeranno elite di governo rispetto ai cittadini, e quindi che tipo di rapporto mantenere. Quello che io ritengo fondamentale, e questo merito anche di Pisapia, perché ha riattivato un rapporto, un circolo virtuoso anche e soprattutto fra società civile, i tavoli che vengono fatti sui diritti civili, i tavoli sulla violenza sessuale, i tavoli sulla cittadinanza, cioè mettere in qualche maniera quello che le femministe chiamano il velvet triangle, cioè il triangolo di velluto, cioè rimettere in connessione i policy maker, quelle che fanno politica, le associazioni, la società civile, ma anche i professionisti o comunque coloro che hanno il, diciamo, gestiscono il sapere, e quindi come tale rimettere insieme anche le forze creative della società civile attraverso un processo di legittimità democratica, perché quello che abbiamo visto in Italia è stata una spaccatura tra l'elite al potere, prese nelle loro logiche di autoriproduzione attraverso il voto e quindi anche il Parlamento, 20-30 anni in Parlamento, e invece la frattura con i cittadini. Il problema è la strozzatura dei partiti, quindi rifare un'alleanza con partiti rinnovati, con l'ambiente, con la società civile, con appunto anche
i diversi mondi del sapere, della società civile o dell'impresa, cose del genere. Il nostro piccolo policy maker li abbiamo chiamati a parlarci delle colonne sonore del tempo, con cui andiamo a concludere. Sì, questa sera ascolteremo il suono del tempo, quindi il pezzettino di colonna sonora del presente che ci ha indicato Paolo Madron, il direttore di Lettera 43. Settimana scorsa avevamo sentita quella di Marco Presta, ma invitiamo anche gli ascoltatori, sempre tramite il nostro blog qualcosadisinistra.radiopopolare.it oppure alla mail qualcosadisinistra@radiopopolare, ad indicarci il vostro suono del tempo, quello che secondo voi può rappresentare questo periodo. Io ringrazio tantissimo Marina Calloni, ringrazio tantissimo Massimiliano Pannarari, naturalmente chi ci ha seguito da caso stando qui. Siamo ancora indecisi su quale sarà l'appuntamento di lunedì prossimo, sempre qui in auditorium, perché vorremmo parlare o di ricette sbagliate in economia, che è un argomento indigesto in questo periodo, oppure di legalità. Quindi anche qui abbiamo l'imbarazzo della scelta, quindi rimanete sintonizzati per saperne di più. Grazie a tutti e sentitevi Paolo Madron. Grazie a voi. Era una frase che c'è nel film Panombella Rossa, di Moretti, dove lui se la prende e la tratta in malo modo con una giornalista che lo fa un'intervista e gli fa delle domande usando molte parole abbastanza vuote di quelle che si usano oggi, no? Tipo implementare, queste cose qua. Allora lui si arrabbia e gli dice ma come parli? Ma prendendola anche fisicamente, scrollandola fisicamente. E poi dice chi parla male pensa male. Ecco, questa frase mi è venuta in mente perché siamo in un periodo complice della campagna elettorale di eccesso di parole. E invece questa frase dice, ed è una cosa che non dovremmo dimenticare mai, che le parole hanno un peso e anche un valore, e che io sono anche convinto che dalla parola, dal modo in cui una persona usa le parole, si capisce che cosa pensa, se pensa bene, se pensa male, se il linguaggio è contorto, probabilmente anche il suo pensiero è contorto, se fa uno sfoggio di un certo tipo di parola è per, come dire, coprire magari vuoti di ragionamento, di analisi. Ecco, allora mi viene in mente quella frase del film, si adatta bene in questa specie di orgia che, complice appunto il voto, ci sta assolutamente subissando. Ecco, quindi volevo da quella frase lì, come dire, ricavare un segnale di riflessione e un invito a usare le parole, dal mio punto di vista, poco e bene. No, io non lo so, però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi. Ma che dice? No, forse ho toccato un argomento che non... No, andava. No, l'espressione, non è l'argomento, è l'espressione, preferisce... matrimonio a pezzi, ecco, ma come parla? Rapporto in crisi, però è così kitsch. Dove è andato a prendere questa espressione? Dove è andato a prendere questa espressione? Io non sono alle prime armi. Alle prime armi, ma come parla? Anche se il mio ambiente è molto cheap. Il suo ambiente è molto? È molto cheap. Come parla? Senta, ma lei è fuori di testa! E tu? No! Come parla? Come parla? Le parole sono importanti! Come parla?